Mister, alla luce di come è andata la partita, la Rizza ha rischiato. È un punto guadagnato, ma c'è tanto rammarico. No, il rammarico c'è perché volevamo vincere, ma partiti bene, in vantaggio sul rigore, e abbiamo avuto l'altra occasione con Perez che con un pizzico di fortuna, di precisione, è stato anche bravo il portiere loro a chiudere lo specchio. Potevamo andare sul 2-0 e poteva essere magari un altro tipo di partita. Invece, da dopo quell'occasione, hanno avuto loro l'occasione del gol del pareggio e ci siamo un po' disuniti, nel senso che non è che abbiamo rischiato nel primo tempo chissà che cosa, però non riusciamo più ad attaccare come volevamo. Nel secondo tempo, secondo me, siamo calati un po' fisicamente perché ho visto parecchi giocatori un po' sulle gambe, ma ci sta perché ha giocato 2 giorni fa a Trieste, quindi avevamo anche un giorno in meno di recupero rispetto a loro e avevamo viaggiato, e quindi il motivo per cui abbiamo aspettato con i cambi perché dovevamo capire chi giocatore doveva insomma rifiatare. Però alla fine è un punto che va bene perché nel primo tempo sì, abbiamo fatto meglio noi, nel secondo tempo hanno fatto meglio loro, bisogna essere sinceri, e quindi una squadra loro che gioca bene, che sta in un'ottima posizione di classifica, volevamo vincere, ma è stato importante non perdere, quindi lavorare, cercare di recuperare la condizione più giocatori possibili, perché tra 2 giorni si rigioca. Infatti, proprio la seconda domanda sarebbe stata su un Arezzo un po' lento e prevedibile, proprio sul fatto perché i cambi al 79esimo, il fatto di non aver potuto forse pescare a piene mani dalla panchina? No, no, ma dovevamo capire bene perché avevo visto, c'era Pinna che era in affanno, che Rubin dovevo vederlo perché era reduce dall'infortunio, e Perez dovevo vederlo tra lui e più come chi stava meno bene, quindi abbiamo scelto Perez. Jacoboni comunque stava bene, insomma, c'aveva sempre il guizzo, ce l'ha sempre, quindi abbiamo optato per provarla a vincere con i cambi, sì, un po' in ritardo, ma l'entrata di Cerci e di Cutolo è stata fatta per provare a subire meno e per tenere un po' più palla in avanti. In un paio di occasioni ci siamo riusciti, però va bene così, va bene così. Volevamo la vittoria, ma non ci siamo riusciti, ma va bene anche non perderla. Dal punto di vista psicologico, adesso continua a risentire un po' quando subisce i gol. Ma sì, è stato successo quello, ma anche ci stanno gli avversari, a volte dipende anche il periodo di quando li incontri. Loro venivano da una bella vittoria che gli aveva dato morale, e quindi una squadra che fa 5 gol fuori casa, insomma, è una squadra che in questo momento stava in salute mentale soprattutto, oltre che fisica. Quindi abbiamo, ripeto, sono partite che puoi vincerla anche tirando meno in porta, le puoi vincere su una palla inattiva, che abbiamo avuto diverse occasioni, ma le puoi anche perdere. Quindi è un punto che ci può essere utile per quello che ci serve per la salvezza, è un punto utile.